Ecco, quando ti sei affacciato a quella loggia, mi parevi un pulcino sortito dalle piume della chioccia. Come per incanto, un grido di gioia si è levato da tutta quella folla stretta stretta dentro il colonnato. Buonasera, te so bastate due parole affidate al vento e le stelle son pazzite lassù nel firmamento. Certo, dei novità ne hai portate tante, dalla monovolume alle visite a sorpresa. Per non parlare poi del tesoriere, impicciato ogni giorno a far quadrare i conti della spesa. Come se non bastasse, ti sei messo dentro al cuore di Crociard, gli hai ridato dignità e barberia. Anche se poi una volta in fila se domandavano «Oh, e mo per pagare?» Non ci pensate, basta onorate frate e così sia. Ti è rimasto solo, strano che ancora non ti sia venuto in mente, quella di aprire una scuola di tanghero. Ma vedrai che prima o poi, assieme al Ponentino, si sentiranno risuonare per San Pietro le note appassionate di un tango malandrino. Mo te voglio dire una cosa. Quando che sorti di parata, non tardà, sbrigati a rientrare. Perché nel frattempo i cardinali, sai che fanno? Riuniti in concistoro, passandosi fra le mani la corona, a ripetono, meschini tutti in coro, chi gira per Roma perde poltrona. E desti tempi, Padre Santo, col lavoro che fanno il sconnarello, gira che te li gira, rischi di fare alla fine quella d'Assisi, il poverello. E dal momento che occhio e croce non mi pare più un pischello. Stamma a sentire, non azzardà, essi bravo, tiettolo da conto sto postarello. Gabriella